Scuola Oltre presenta i nuovi corsi di formazione webinar. Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti. Stiamo iniziando questo nuovo appuntamento, questo nuovo webinar gratuito. Oggi, 25 ottobre, per chi ci seguirà in diretta, perché stiamo registrando quindi questo appuntamento, verrà messo anche a disposizione in modalità asincrona, è la giornata dedicata agli artisti. E quindi abbiamo voluto omaggiare questa giornata internazionale, nata nel 2004, proprio con un webinar gratuito dedicato all'arte. Abbiamo organizzato insieme ad una nostra formatrice che abbiamo scoperto, conosciuto insieme già l'anno scorso, ci ha già deliziato con dei webinar gratuiti e anche un corso, e ne vedrete che arriveranno durante questa programmazione di questo nuovo anno. Quindi state attenti, state sempre sintonizzati sui nostri canali. Oggi parleremo di un mondo divertentissimo, un mondo molto colorato, ovvero la pop art, le stampe ripetute all'infinito. Questo è il titolo di questo incontro di oggi. Quindi ricordo a tutti che alla fine dell'incontro, quando avete le mani tutte pasticciate di colore, vi metterò il link per l'attestato di oggi, sia tra le chat che tra i commenti su Facebook. Seguirò personalmente i commenti, quindi se avete bisogno di delucidazioni scrivete, perché sarò la vostra voce. Per il resto vi auguro una buona visione e tanto divertimento. Prego Daniela. Grazie Francesco. Buonasera a tutti, sono Daniela Troni, non so se mi conoscete tutti, comunque sono atelierista, lavoro da diversi anni come atelierista in diverse scuole della zona di Bologna e dintorni e come formatrice anche per questo da diversi anni. Allora, oggi a me piace tantissimo lavorare con i materiali di recupero, con i bambini, quando sono a diretto contatto con i bambini, ma anche con quando faccio formazione con gli insegnanti. Difatti, avete visto che l'elenco del materiale, comunque, come diceva Francesca, materiale che si trova a casa per lo più, no? A parte le tempere e i fogli. Ecco, stanno arrivando dei messaggi per quanto riguarda i tempere. Chi diceva, ho letto prima che c'era qualcuno che non ha le tempere se vanno bene i pastelli, ma in realtà i pastelli non vanno bene, perché noi abbiamo bisogno, visto che faremo delle stampe, abbiamo bisogno delle tempere, che quelle tempere siano. E questa boretta. Che poi le tempere siano o in bottiglia oppure in tubetto è indifferente, però ecco, tempere o acrilici al massimo, ecco, i pastelli non vanno bene perché devono essere trasferiti. Ecco, quindi oggi parleremo della pop art, in particolare di un artista in particolare che è il re, direi, della pop art, che è Andy Warhol, che conosciamo tutti, penso, e vi darò una... Così faremo una piccola, come dire, riassunto a una piccola lezione di storia dell'arte, ma proprio appena accennata su che cos'è la pop art, su cosa ha fatto Andy Warhol e perché le stampe ripetute all'infinito. Okay? Quindi adesso noi condivideremo le slide, condivido le slide insieme a voi, che poi vi verranno comunque date da Scuola Oltre, e poi andremo a lavorare insieme. Quindi prima fase di slide, quindi teorica, e poi io per lavorare insieme a voi abbasserò lo schermo in questo modo, così vedete lavorare le mie mani e insieme lavoreremo, ok? Quindi ecco, questo è l'iter di tutto il workshop. Adesso partiamo subito con la condivisione delle slide, così non perdiamo tempo, perché così dedichiamo poi più tempo alla parte quella pratica. Eccomi qua. Allora, dove saranno reperibili le slide, mi chiedono Francesca, intanto che io allora, rispondo io. Allora, le slide le trovate insieme alla registrazione del webinar gratuito di oggi, sul nostro sito c'è proprio una pagina con
iscritto, webinar gratuito di cui vi metto il link e di solito entro una settimana, proprio per prendercela un po' larga, mettiamo così, trovate pubblicati i nostri webinar gratuiti, una settimana, dalla diretta intendo, quindi settimana prossima troverete il tutto. Prego. Benissimo, grazie. Posso partire. Quindi pop art, stampe ripetute all'infinito. Allora, prima di tutto, che cos'è la pop art e da dove nasce? Si chiama pop art da popular art, quindi arte popolare. Nasce negli anni 50, 60, fine degli anni 50 negli Stati Uniti. E non è un caso che nasca negli Stati Uniti proprio tra gli anni 50 e gli anni 60, perché gli Stati Uniti sono nel pieno boom economico. E quindi era il termine popular art sottintende l'idea proprio di massa, cioè una cosa prodotta in serie, quindi beni di consumo, no? Quindi l'ascesa del consumismo sfrenato di quegli anni, no? E dove era la pop art voleva proprio incarnare questo nuovo modo di pensare, questo nuovo stile di vita che si stava appunto nascendo negli Stati Uniti. Quindi i soggetti che poi ricorreranno dentro tutte le opere della pop art saranno poi quelli che impongono i mass media, quindi impongono la TV, impone la radio, no? E quindi saranno questi nuovi idoli che non sono più gli idoli come potevano essere fino a quel momento nell'arte, presenti nell'arte, ma sono i nuovi idoli che sono gli attori, sono il presidente degli Stati Uniti, anche perché no? O comunque tutti gli accadimenti che avvengono proprio in quegli anni. Quindi gli artisti della pop art strizzano un occhio a tutto quello che è consumismo, tutto quello che è massa, tutto quello che si può appunto ripetere all'infinito come un bene di consumo. Gli artisti pop hanno cominciato a trarre ispirazione dai fumetti, i prodotti del supermercato che stavano nascendo in quel momento, come la Coca-Cola, ad esempio, no? E i soggetti appunto ricorrenti imposti dai mass media, come dicevo, e quindi vanno un po' anche a lavorare sul linguaggio dell'arte proprio che diventa impersonale. Ed è quello tipico veloce, tipico della pubblicità che si vede in TV, no? Anche quello che vediamo anche noi adesso in TV, quindi tutto molto veloce, tutto consumato velocemente, dove non c'è il tempo di soffermarsi sui particolari e non c'è il tempo di stare lì a pensare al messaggio che mi vuole arrivare. È una cosa che passa veloce. E quindi anche tutte le opere della pop art sono soggetti molto veloci, sono soggetti che non sono dipinti in un modo che non va a ricercare appunto il particolare, ma sono dipinti attraverso spessissimo l'utilizzo delle stampe serigrafiche. Poi dopo ci arriveremo. E in questo caso, ad esempio, l'immagine che vi ho messo è Roy Lichtenstein, che è uno degli artisti pop più famosi insieme a Andy Warhol, che trae proprio ispirazione dai fumetti, i fumetti che comunque nascono sempre in quegli anni negli Stati Uniti, parliamo appunto della fine degli anni 50. Ecco, vi ho accennato Andy Warhol. Andy Warhol, come vi ho detto, è il re proprio della pop art, e fu un artista tutto tondo, non solo un pittore, se così lo vogliamo chiamare, ma è stato anche un regista, è stato anche un fotografo, ha proprio, come dire, vissuto l'arte in tutte le sue sfaccettature, no? Ma è stato anche il fautore, il più grande fautore del concetto della riproducibilità e della commercializzazione dell'opera d'arte. Proprio un concetto che va a porre le sue basi, su questo nuovo modo di vedere e di consumare i prodotti, di vedere la vita, no? Che appunto c'era in quel periodo. È la tecnica che utilizza Andy Warhol per le sue opere. Prima l'ho chiamato un pittore, in realtà non è un pittore, perché la tecnica che lui utilizza è quella della stampa serigrafica, proprio per riprendere il concetto dell'arte che diventa commerciale, diventa un prodotto di massa che può essere consumato da tutti e che può essere ripetuto all'infinito. Non è più un'opera d'arte unica. Sono opere d'arte che vengono ripetute, 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 ripetute. Tant'è vero che la tecnica che utilizza, vi dicevo, è quella serigrafica, proprio perché
la stampa serigrafica dà la possibilità di ripetere la stessa stampa tantissime volte, finché non si va a rovinare la tela serigrafica, quindi veramente miliardi di volte. L'idea di Andy Warhol era quella, attraverso appunto questo utilizzo di questa tecnica, di numerare, come dire, queste sue stampe all'infinito e di fare in modo che queste opere potessero essere, oltre che fruibili da tutti, ma anche comprate da tutti. Cioè io, persona comune, posso comprare un'opera, una stampa di Andy Warhol. In realtà poi non andrà proprio così, perché poi il mercato dell'arte farà in modo appunto che Andy Warhol diventi uno degli artisti più famosi dell'epoca, e quindi questo suo concetto dell'opera che può essere comprata da tutti non è stata poi così vera, come dire, veritiera. Ecco. E nel 1962 Andy Warhol inizia a realizzare le sue prime stampe serigrafiche e sceglie appunto i soggetti come soggetti personaggi dei fumetti, come ad esempio in quest'opera Popeye. Oppure Superman. Dopodiché invece passerà a tutti i prodotti proprio commerciali, quelli che troviamo sui banconi, no, del supermercato, come ad esempio la Coca-Cola, le lattine di zuppa Campbell, oppure anche il flaconi del detersivo. Saranno tutti prodotti che Andy Warhol farà diventare opera d'arte. E come ad esempio, ecco, vedete, oggetti di uso consumo che comunque vengono ingigantiti, deformati, moltiplicati e quasi diventano, come dire, non è più la bottiglia della Coca-Cola, ma è una cosa, un oggetto che si ripete tantissime volte, no? Fino a diventare, a sparire quasi come bottiglia di Coca-Cola, ma a diventare un'altra cosa più grande, più importante. Stessa cosa lui farà, anche ritornando proprio all'idea che tutto è commercializzabile, lo farà anche con i ritratti dei vari personaggi famosi dell'epoca. Il più famoso, sicuramente, la più famosa, anzi sicuramente, è Marilyn Monroe, la serie della Marilyn Monroe, ma ci sarà anche la serie di Mao Zedong, ci sarà la serie del Presidente degli Stati Uniti, ci sarà la serie dedicata a Liz Taylor, per esempio. E cosa succede? Che tutti questi personaggi, questi attori o comunque personaggi famosi, non sono più esseri umani, cioè lui non li tratta come Marilyn Monroe come l'attrice bella e famosa in tutto il mondo, no. Per lui diventa un oggetto commercializzabile, quindi un oggetto di consumo, esattamente come la bottiglia di Coca-Cola o come la zuppa Campbell. Quindi la tratta nello stesso identico modo. Quindi Marilyn Monroe perderà il suo, come dire, la sua natura di persona, e verrà dipinta con colori flash, no? Quasi fluorescenti, non so, comunque irreali sicuramente. Guardate qui il viso rosso shock e il rosa fucsia, no? I capelli verdi e azzurri. Quindi perde completamente la connotazione di essere umano e diventa un oggetto anche lei, quindi un oggetto di consumo. Viene esasperata questa idea dell'oggetto di consumo dai colori, dal modo in cui lui utilizza i colori, quindi colori appunto molto molto accesi e soprattutto senza ombre e luci, colori piatti. Queste sono le caratteristiche proprio della pop art, colori piatti, senza ombra, senza luce, e colori molto accesi. E poi appunto questi oggetti, questa Marilyn Monroe, o comunque questi oggetti che si ripetono all'infinito. Ok, quindi questi sono le slide. Adesso torniamo noi, cioè torno io, non torniamo noi, torno io e se ci riesco, ok, non mi fa più tornare indietro come prima. Ti aiuto io. Grazie, guarda, non so che cosa. Eccomi, adesso sono qua, eccomi, scusatemi. Ecco, avete visto che le caratteristiche appunto della pop art sono quella di guardare, di ispirarsi, no? Di utilizzare gli oggetti di consumo, di utilizzare colori piatti, senza luce e ombre, e utilizzare dei colori molto molto accesi, quindi shock, come dire, no? Ok, quindi
soprattutto Andy Warhol utilizza la stampa serigrafica, la tecnica della stampa serigrafica, che è quello che faremo noi oggi. Quindi con tutto il materiale che vi ho fatto prendere, noi creeremo un po' una stampa serigrafica ispirandoci dalle opere di Andy Warhol. Quindi come facciamo? La stampa serigrafica di Andy Warhol, quella classica, è fatta utilizzando una cornice di legno con tirata dentro il tessuto serigrafico. Dopodiché c'è tutto un passaggio per imprimere il disegno sulla tela serigrafica che viene fatto utilizzando dei materiali anche chimici. Quindi insomma, cosa che è impossibile fare in casa, ecco, per intenderci, o comunque farlo a scuola, bisogna avere proprio dei materiali adatti e specifici. Mentre invece con la tecnica che usiamo noi, viene un po' l'effetto un po' della stampa serigrafica ed è lo stesso, sono gli stessi passaggi della stampa serigrafica. Allora, la stampa serigrafica ha questa particolarità che ogni colore è una tela serigrafica. Quindi ogni colore è una cornice, ok? Quindi ho la cornice dove c'è il colore giallo, la cornice dove userò il colore blu, la cornice dove userò il colore rosso. Noi, ecco, questa cosa la faremo utilizzando le buste di plastica. Le nostre buste di plastica, quelle che abbiamo, quelle coi buchi per intenderci, saranno i nostri telai serigrafici. Allora, quindi vi chiedo, per prima cosa, di andare a tagliare la vostra busta, quella con il bordo, con i buchi, ecco, di tagliare il bordo e di creare due pezzi così, senza il bordo, solo con il foglio ad acetato. Okay? Quindi questo è il primo passaggio, aspetto 2 minuti che lo fate. Ok, adesso sposto un attimo il computer così riuscite a vedere anche. Benissimo. Metto un foglio bianco sotto. Ok. Allora, lo sgrassatore perché? Perché quando noi adesso dipingeremo sulla busta, dipingeremo su una delle due buste di acetato con la tempera, col pennello e con la tempera. Quando andiamo a utilizzare una superficie non assorbente, come in questo caso l'acetato, ma potrebbe benissimo essere un pezzo di plexiglass anche, quando non usiamo appunto il colore, la tempera o l'acrilico, anche uguale, su una superficie non assorbente, dobbiamo prima pulirla e togliere tutta la parte grassa che noi abbiamo naturalmente anche sulle dita quando la tocchiamo, perché il colore così aggrappa più facilmente. Quindi adesso quello che noi facciamo prima di tutto è andare a utilizzare una delle due buste che abbiamo, una delle due facce, diciamo, della busta, quindi uno dei due fogli, ne useremo una alla volta, e lo andiamo a pulire con lo sgrassatore. Quindi adesso vedete, ho messo un foglio bianco sotto la busta così riuscite a vedere meglio. Ok, allontano il computer. Questa qua è la busta, ok? Adesso io prendo un pezzettino di scottex o uno straccio, quello che avete, è uguale, e con lo sgrassatore vado a spruzzare un po' di sgrassatore e a pulire la mia busta. Questo è il primo passaggio. Questo lo dobbiamo fare ogni volta che useremo la busta di plastica, perché la useremo un paio di volte. Quindi adesso noi ne abbiamo due, quindi non andremo a pulirla, però potremmo anche eventualmente usare un'unica busta e per tutti i passaggi andarla a pulire ogni volta, che tanto questa qua viene pulita poi, se la passiamo sotto l'acqua con un po' di spugna, si pulisce subito. Quindi ecco, questo qua è il primo passaggio, pulire la busta. Okay. Adesso partiamo con i colori. Io utilizzo le tempere, queste in bottiglia, quelle che avete, che abbiamo tutti a scuola, ok? Se avete queste tempere qua, sono già pronte così, non c'è bisogno di diluirle. Se invece avete i tubetti di tempera, dovete diluirle con un pochino di acqua, perché altrimenti sono troppo densi. Allora, ci facciamo due colori prima. Ci facciamo un colore chiaro, che potrebbe essere un giallo, un verde. Pensate sempre ai colori pop, quindi devono essere comunque colori abbastanza accesi. Il mio, ad esempio, è un bel giallo, bello acceso. Okay? Prima di tutto useremo
questo colore più chiaro. Poi andremo a usare sopra un altro colore più scuro. Io utilizzo il blu, questo qua. Potrebbe essere un viola, potrebbe essere anche un rosso, perché no? Ok, scegliete voi i colori. Allora, intanto facciamo questi due colori, uno più chiaro e uno un pochino più scuro. Io vi ho detto che uso il giallo e il blu. Il primo passaggio lo farò col giallo, il secondo col blu, poi dopo andremo avanti. Allora, abbasso di nuovo il monitor, vi faccio vedere. Abbiamo pulito la nostra busta. Ci teniamo vicino il nostro foglio dell'album, questo qua lo teniamo vicino perché dopo andremo a stamparci sopra, quindi lo teniamo lì. Adesso, prima di tutto, prendiamo un bel pennello e iniziamo a riempire la nostra busta con il colore, nel mio caso il giallo. Quindi prendo un bel pennello, se ce l'avete abbastanza grande, però vedete voi. Quindi cosa facciamo? Andiamo a dipingere la nostra busta con il colore che avete scelto. Mettete molto colore perché stiamo facendo una stampa. Quando si fanno le stampe bisogna sempre mettere, pensare di mettere parecchio colore, perché dobbiamo comunque riportare il colore su un altro foglio, quindi ce ne deve essere un po' in eccesso, Ok, interessante questa tecnica qua è che tutti i segni che io lascio sulla busta verranno poi stampati. Allora, nel senso, io adesso sto facendo delle pennellate orizzontali, no? Però potrei benissimo anche fare una cosa di questo tipo. E quindi il segno che io lascio adesso sulla busta verrà stampato così come lo vedete, come noi lo diamo. Quindi anche qua potete sbizzarrirvi con i segni che volete lasciare, ecco. Vedete, guardate, il mio colore, a parte che è un colore molto chiaro, però avendo pulito la busta, grappa bene bene alla mia busta. Vedete che non fa quelle bolle o non va via, ecco. Se avete invece, vedete che il vostro colore non aggrappa bene, ripulite la busta con lo sgrassatore. Allora, questo abbiamo detto che è il primo passaggio. Allora, io vi consiglio di fare delle foto di tutti i passaggi, perché sono tre passaggi, quindi magari ve lo dimenticate, poi se lo andate a riprendere tra un po' di tempo. Allora, cosa facciamo? Adesso prendo il mio foglio, quello su cui andrò a stampare tutto, questo, okay? E vado, faccio questa cosa. Questa è la mia busta, metto il foglio sopra, e vado ad accarezzare. Cerco di accarezzare bene tutto tutto, spingendo anche abbastanza, tanto comunque la busta non si appiccica al foglio. Ok, fatto questo, vado a togliere la busta, staccare, e il colore che avevo sulla busta mi si è stampato sul mio foglio. Ok, allora, altra cosa. E la busta adesso noi potremmo anche decidere di lavarla e riutilizzare questa per il secondo passaggio, però adesso noi abbiamo tagliato la nostra busta di foglie, ne abbiamo due, quindi facciamo prima, usiamo quella che non abbiamo sporcato. Allora, perché io ho fatto questo movimento? Cioè avevo la busta di plastica sotto e ho ribaltato il foglio sopra e non ho fatto il contrario. Prima di tutto perché questo foglio dipinto è più scomodo da tirar su, è più facile ribaltare il foglio sopra. E poi anche perché io con questo foglio sopra riesco meglio ad accarezzare piuttosto che la busta di plastica che invece magari se ne va per i fatti suoi. Quindi così è molto più comodo. Okay? Allora, questo era il primo passaggio. Quindi prima base gialla. Adesso sopra. Prima di fare il secondo colore, che nel mio caso è quello blu, vado a ritagliare da un altro foglio, quindi vado a prendermi un altro foglio di quelli da 200 grammi. Importante in questo passaggio che il foglio sia bello spesso, quindi un cartoncino o comunque 200 grammi va già bene, perché io adesso qua nell'altro foglio vado a disegnarmi con un pennarello, una matita, quello che avete. Un disegno molto molto semplice.
Allora, nel mio caso io vado, pensavo di disegnare un fiore. Allora, vi consiglio di fare un disegno semplice perché poi lo andremo a ritagliare e lo utilizzeremo come se fosse uno stencil. Quindi se ha troppi particolari facciamo poi fatica a riportarlo perché anche questo lo stamperemo. Quindi allora vi faccio vedere, lo faccio con un pennarello nero così lo vedete bene. Io vado a disegnare un fiore, ma semplicissimo, di quelli proprio semplici. Poi potrebbe essere una bottiglia di Coca-Cola, potrebbero essere l'hamburger di McDonald's, potrebbero essere le patatine di McDonald's, perché no? Ok, vado a ritagliare il mio a disegnare il mio disegno, adesso me lo vado a ritagliare con le forbici. Vado a ritagliare proprio il contorno, eh. Potrebbero essere anche due fiori, non necessariamente una. Dopo vi faccio vedere i lavori che ho fatto anche con i bimbi. Ecco qua, ho ritagliato la mia sagoma del fiore, questa. E adesso vado a prendermi l'altra. Allora, prima di tutto faccio questo, prendo il mio foglio che ho dipinto del primo colore, appoggio il fiore sopra, decido dove appoggiarlo. Poi questo qua lo sposto un attimo perché adesso vado a prendermi la seconda busta, quella che ancora non ho dipinto, quella trasparente, e me la vado a dipingere con il mio secondo colore. Aspettate che metto un foglio bianco sotto così vedete meglio. Ok. Io ho scelto il blu, me la vado a dipingere col blu. Faccio come prima. Quindi prima l'ho dipinta di giallo, adesso la dipingo di blu. Pulisco il pennello. Ok. Prendo il mio colore, vado di nuovo a riempire la mia busta. Ecco, vedete, guarda, oh, non l'ho pulita, ecco perché mi faceva. Scusate, bisogna prima pulirla. Ecco, vedete, guardate, colgo l'occasione per farvi vedere. Non l'ho pulita con lo sgrassatore, vedete che effetto fa? Praticamente il colore non viene per niente, non rimane proprio sulla busta. Quindi adesso scusatemi, la vado a pulire, ho dimenticato questo passaggio. L'ho detto di farlo a voi, poi non l'ho fatto io. No, non è che ti sei dimenticato, ti volevi far vedere cosa succede Com'era se ti l'effetto, è spacco vero? la sagoma, no? Diciamola. Adesso vedrete la differenza. Ecco, brava. Adesso vado a pulire allora. Riprendo il mio sgrassatore e me la vado a pulire per bene. Bene, adesso vedrete la differenza del blu, eh? Vedi, l'errore ci è servito per far vedere bene come tutto. Un attimo che prendo il colore finito, ok. Bene, riparto col blu. Oh, ecco, vedete come il colore invece adesso viene, si può stendere sul foglio per bene. Okay. Fate pure anche più di un passaggio. Ecco, forse chi ha la tempera in tubetto riesce anche meglio perché è meno, per quanto una la possa diluire, ma è sempre un pochino più densa, quindi probabilmente riesce anche meglio a stenderla. Però ecco, vedete, anche io comunque riesco a stenderla lo stesso. Ok. Anche qui vale come prima, se voglio fare dei segni mentre stendo la pittura lo posso fare, ad esempio, non so, posso fare questa cosa, anzi lo faccio così lo vedete. Si potrebbe anche scrivere qualcosa, ricordatevi però che se scrivete qualcosa dovete scriverlo al contrario, perché non andiamo a stampare, ricordatevelo questo. Allora, questa adesso la sposto un attimo, riprendo il mio foglio con il primo colore dove sopra ho appoggiato
la mia sagoma che ho ritagliato e in questo caso invece prendo la mia busta e dipinta col blu e la ribalto sopra. Ecco qua. Adesso vado a accarezzare come ho fatto prima. Insistete di più dove c'è la sagoma, qui dove c'è proprio intorno alla sagoma, insistete un pochino lì, soprattutto se avete delle parti, con dei tagli molto sottili. Quindi accarezzate bene. Poi quando pensate che tutto il colore sia passato, possiamo andare a togliere la nostra busta. Un attimo che faccio un altro passaggio. Ok, tolgo la busta. Ecco qua, ho stampato anche il secondo colore. Adesso tolgo la sagoma, quindi il mio fiore. E vedete che sotto rimane il fiore, ok? A questo punto non ho finito. Perché quella cosa interessante che faceva Andy Warhol era quella di creare le stampe serigrafiche come se fossero sbagliate. Allora, la nostra stampa serigrafica, se dovesse essere perfetta, fatta bene, io se adesso voglio andare a colorare, come dire, questo fiore dentro, dovrei stampare un altro colore perfettamente che coincide con i contorni del mio fiore. Andy Warhol invece non faceva così. Ma metteva il colore un po' scostato, come se fosse sbagliato. Ok, lo faceva apposta questo. Adesso vi faccio vedere. Spostiamo un attimo questo, lo sposto. Vado a prendere il mio fiore, quello che ho utilizzato adesso, e lo vado a dipingere con un altro colore. Adesso sotto mi metto un fogliaccio, giusto per appoggiarmi, e vado a fare un colore un po' a contrasto, un fucsia mi faccio. Allora, mi faccio il colore. Ricordatevi sempre dei colori belli accesi, eh? Ok. Adesso cosa faccio? Qui non posso più dipingerlo perché dalla parte dove lo dipingo adesso andrei a mischiare i due colori. Quindi giro il foglio e vado a dipingere dalla parte dove è bianco. Quindi adesso mi pulisco il mio pennello e lo vado a dipingere di fucsia. Nel mentre che dipingi il fiore, ti faccio una domanda che Dimmi, è dimmi pure. importante. Chiedono se c'è qualcos'altro che si può usare al posto dello sgrassatore. Sì, anche quello, il vetril, quello per i vetri va bene. Va benissimo Ok. anche quello. Quindi Sì. diciamo un detergente da qualsiasi cosa per pulire. Per Ecco. pulire, Un sapone liquido, ecco. sì, perché Ok. Va bene. comunque sgrassa anche quello per i vetri, no? Il vetril. L'importante è che ci tolga quella parte un po' grassa che abbiamo sulle superfici, no? Che naturalmente c'è sulle superfici. Allora, vedete che io sto facendo questi movimenti così per seguire un po' il segno del petalo, sempre perché tutte queste pennellate che io faccio verranno poi riportate sul mio foglio. Okay? Allora, io in questo caso potrei anche per la parte centrale mettere un altro colore. Ad esempio, adesso io qui ho il bianco, ci metto un pochino di bianco per il centro. Posso anche andare a sfumare i colori, eh? Ecco così. Ok? Bene. Allora adesso vado a riprendere il mio foglio dove ho fatto le stampe di prima, prendo il mio fiore che ho dipinto di fucsia, questo qua, e lo vado a ribaltare, appoggiare sopra, cercando di non centrarlo perfettamente, ma di metterlo un po' spostato. Ecco, vedete? Non l'ho centrato, l'ho messo un po' spostato. A questo punto vado a schiacciare e di nuovo ad accarezzare. Se fate fatica così, potete mettere un foglio sopra, un fogliaccio sopra, così, che vi aiuta di più, magari fate meglio. Insistete sempre lì intorno dove ci sono i bordi. Ok? Fatto. E adesso andiamo a togliere il fiore. Delicatamente perché si rompe.
Allora, perché vi ho detto di utilizzare, eccolo qua, perché vi ho detto di utilizzare un cartoncino per la sagoma del fiore? Perché noi l'abbiamo impregnato molto di colore, quella sagoma del fiore, quindi se utilizzavamo una carta più sottile si sarebbe spezzata, invece in questo caso ce l'abbiamo ancora bella integra. Ecco, questo qua è il lavoro sulla stampa serigrafica. Adesso noi abbiamo fatto il fiore, ma io con i bambini, ad esempio, abbiamo fatto anche, adesso vi faccio vedere, abbiamo fatto anche, ecco, la bottiglia della Coca-Cola. Aspettate che faccio così, ve l'alzo, che faccio meglio, la vedete meglio. Ecco, la bottiglia della Coca-Cola, sempre fatta allo stesso modo, solo che i colori che abbiamo utilizzato sono stati l'arancione di fondo e il blu. E poi i fiori invece doppi, così, più o meno simile a quello che ho fatto io oggi, però con due fiori invece che uno solo. Ma le immagini possono essere veramente tante, quindi considerate sempre che dovete prendere ispirazione comunque dai prodotti di consumo. Noi adesso abbiamo fatto i fiori perché oggi abbiamo fatto quelli perché è la cosa più facile da ritagliare, no? Ma poteva essere tanti altri oggetti, vi dicevo, potrebbero essere le patatine in McDonald's, potrebbe essere un hamburger che viene anche molto carino, potrebbe essere un barattolo anche della Campbell Soup, quella che dipingeva Andy Warhol. Ecco, non avventuratevi ad esempio a fare ritratti, cose di questo tipo, perché diventa un pochino più complessa la questione. Ecco. Poi noi abbiamo fatto tre passaggi, tre stampe, come se noi avessimo utilizzato tre telai serigrafici. Uno per il primo colore, quindi nel mio caso il giallo, uno per il secondo colore, nel mio caso il blu, uno per il terzo colore, nel mio caso il fucsia. Okay? Noi l'abbiamo un po' imitato utilizzando appunto le buste di plastica trasparente. Bene, ok. Questa è la parte, insomma, della stampa serigrafica. In realtà si potrebbero usare anche 5, 6, 7 colori, tutti quelli che volete. Ricordatevi solo che quando noi utilizziamo, siccome questi colori sono un po' trasparenti, no? Quindi qui entra anche il discorso della teoria del colore, perché se io ho come base gialla e sopra stampo il blu, verrà un po' verdognolo, quindi devo un attimo pensare anche a questo quando vado a stampare, ok? Quindi metteteci dentro anche questo discorso qua. Ok, ci sono delle domande, Francesca? Allora, beh, intanto ti ringraziano perché molto bello come idea, sicuramente qualcuno anticipa già il divertimento dei bambini, Sì, sicuro. ovviamente si divertiranno a stampare di qua e di là. E, comunicazione e servizio, vi ho incollato il link per la richiesta attestato. E, una domanda c'era, sì, se puoi riepilogare i vari passaggi. Certo, allora aspetta, ve lo faccio con l'immagine sotto così lo vedete meglio. Allora, faccio così, guardate che faccio meglio. Allora, abbiamo prima dipinto di giallo la prima busta. Che ce l'ho, adesso l'ho persa, non proprio più. La prima busta di plastica, allora, prima l'abbiamo pulita, ricordatevi, non fate come me, la pulite con lo sgrassatore, che abbiamo detto che può essere sgrassatore, quello classico, il Chantecler, per dire. Oppure anche quello per i vetri va benissimo, comunque al sapone liquido. Pulite la busta, la dipingete di giallo nel mio caso, ricordatevi sempre, il primo colore di fondo che usate deve essere quello più chiaro, ok? Quindi il mio è il giallo, e ho stampato sul foglio. Questo è il primo passaggio. Secondo passaggio, disegnato la sagoma del fiore su un altro foglio, l'ho ritagliata e l'ho appoggiata sul foglio stampato di giallo. Terzo passaggio, ho preso un'altra busta e l'ho pulita di nuovo, l'ho dipinta col blu e l'ho stampata, ok, su tutto. Quarto passaggio, sono andata a riprendere il fiore, l'ho dipinto di fucsia e l'ho stampato. Questa volta stampato mettendolo, avete visto, non perfettamente, ma scostato, che era un po' un giochino appunto che faceva Andy Warhol un po' in tutte le sue stampe. Questi sono i passaggi, sono quattro passaggi in realtà, non sono tre. E la cosa interessante comunque, se lavorate anche con i bimbi molto piccoli, dove magari la parte del fiore è un pochino più difficile perché non so, potete anche limitarvi solo a stampare i colori. Per
che viene comunque bello lo stesso, perché soprattutto se si va a giocare sui segni che si fanno quando si stende il colore col pennello. Avete visto ad esempio qui, dove io il blu l'ho dipinto facendo dei cerchi, così sono venuti stampati. Oppure nel fiore, nei petali del fiore, avete visto che gli ho dato l'andamento del petalo del fiore, viene stampato. Quindi ecco, anche lasciando solo i bimbi piccoli, così liberi di fare dei segni sulla busta di plastica e poi di stamparla, è comunque un bellissimo gioco, no? Perché è una magia un po' quella di poter stampare i colori, poi anche sovrapporli, quindi vedere anche i colori che cambiano, perché come vi ho detto, entra in gioco anche il discorso della teoria del colore, assolutamente. Okay, questo Andy Warhol lo sapeva molto bene. Non sapeva lui. Che sembrava stupido, ma non lo era per niente. Sembrava. Anzi, è stato il primo anche a pensare all'arte proprio come business. Quindi l'arte che viene intesa non solo come opera d'arte da tenere nel museo, nel salotto per i ricchi facoltosi, ma per farci dei soldi. Quindi perché io stampo faccio tante stampe uguali e le numero? Perché ognuna di queste avrà un prezzo e quindi è l'idea proprio della commercializzazione, ancora una volta, dell'opera d'arte. Quindi, insomma. Infatti mi riaggancio ad una domanda che avevo letto perché qualcuno diceva, adesso la riprendo, è un attimo solo, che spiegazione diamo ai bambini per descrivere questo tipo di pittura? Questa potrebbe essere una spiegazione, giusto? Assolutamente, sì, Perfetto. assolutamente. Quindi Quella potrebbe. di prendere Andy Warhol, tutti gli artisti della pop art prendevano quello che più si vedeva, perché era quello, cioè quindi la bottiglia di Coca-Cola e Marilyn Monroe, che era ormai diventato un tormentone, non so come dire, no? E quindi prendere quello e andare a renderla, a creare un'opera d'arte con quello. Un po' da noi non so cos'è che adesso. Vediamo sempre in TV. Ecco, adesso mi verrebbe da pensare l'hamburger di McDonald's, che lo conoscono tutti, no? Si potrebbe fare anche una cosa di questo tipo. E vi faccio vedere solo se magari vi può servire a questo proposito. C'è questo libro molto bello, questo albo illustrato, Pop al pomodoro, che dà tante idee, insomma, può essere un'idea da cui partire per lavorare con la pop art. Qui ci sono citati le opere di vari artisti pop, non solo Andy Warhol, dove raccontano, attraverso proprio le immagini, si racconta una storia molto semplice, però ecco, ci sono alcune delle opere appunto della pop art. Qua c'è anche Marilyn, eccola qua, una delle tante, ma poi ce ne sono tantissime. Alla fine è molto interessante perché alla fine, vedete? C'è tutta la spiegazione anche di ogni opera, quindi vi rimanda all'artista, eccetera. E cosa ancora più interessante, secondo me, rimanda all'ultima opera di Jeff Koons, questa qua, che è un'opera tuttora. Jeff Koons è un artista ancora vivente, no? Molto controverso, molto criticato, però ecco, lui forse è quello che ha portato avanti il discorso proprio più puro della pop art. Quindi questa è l'ultima immagine del libro. Quindi ecco, se vi interessa, questo qua è Edizioni Gallucci, Gallucci Editore, Pop al Pomodoro. Grazie del suggerimento. Allora, mi ricollego ad un, tra virgolette, problema tecnico, perché dicevano che appunto a livello di primaria non possono dare in mano bambini detersivi. Allora, chiedono o se il gel a base alcolica si può usare, dato che ormai è diffusissimo, oppure le salviette, quelle l'avevo letto da qualche parte, le Le salviette. salviette, quelle vanno benissimo, perfetto. Ecco. Perché Sì. se non Secondo sbaglio il gel invece alcolico non è uno sgrassatore. me non va bene, non l'ho mai provato, però le salviette sono sicura che funzionano perché comunque anche loro sono a base di sapone, no? Quindi un Esatto. po' sgrassano, Mentre ecco. il gel, essendo un disinfettante, non credo che abbia l'effetto saponoso, quindi di Mi agganciare. sa, no, difatti, sì, difatti, Ecco. questo. Poi, grazie. Altra nota tecnica. Da che età
proporre questa tecnica? Allora, guarda, io in realtà, come vi ho detto prima, la utilizzo anche con i bimbi molto piccoli, anche quelli di 2 anni alcune volte. Semplicemente non ci metto la parte del fiore in questo caso, quindi li faccio lavorare solo sulle buste di plastica e la stampa, quindi sul segno che creiamo noi col pennello quando stendiamo il colore. E quindi mi limito a quella parte lì, dai 2 anni, poi se volete farlo come abbiamo fatto noi con lo stencil, per intenderci, con la sagoma del fiore o di qualunque altro oggetto, già dai 3 anni secondo me si può fare benissimo. Magari ecco, l'oggetto glielo stampate voi, cioè glielo tagliate voi, ecco, l'unica difficoltà può essere quella, poi per il resto secondo me lo fanno benissimo anche loro. Ricordatevi, magari mentre lavorano i bimbi sulla busta di plastica, di mettergli un pochino di scotch e di attaccarli al tavolo, perché la busta va un po' scivola. Quindi magari ci può essere anche quell'accortezza con i bimbi più piccoli, che vedo sempre che fanno fatica a usare 2 mani. Io dico sempre: avete sempre 2 mani, una dipingete, l'altra tenete fermo il foglio. Però questo concetto non è così Sì, non è semplice. Quindi, esatto. Va quindi bene, si insomma. agevola un passettino alla volta. Di fatti, appunto. E poi un'altra cosa che magari puoi dare delle indicazioni, perché qualcuno diceva: è un lavoro che va fatto individualmente, piccoli gruppi, è fattibile in gruppi grandi? Ma allora, io quando lavoro all'interno delle scuole lavoro sempre in compresenza con un insegnante, quindi con l'intera sezione, quindi anche 25-28 bambini quanti sono, però ecco, di solito siamo in due. Anche perché seguire tutti questi passaggi da soli con 25 bambini la vedo un po' difficile. Ecco, se avete tutti cinquenni va benissimo, perché insomma lo fanno benissimo. Se invece avete una classe mista, secondo me fate un po' più fatica. Quindi potete anche dividerlo in 2 giornate diverse, perché no? La prima volta stampate la prima base, così lo fanno tutti insieme, la seconda andate a stampare, il secondo giorno andate a stampare il secondo colore, la sagoma, e così riuscite a dividere, no? Tutto si semplifica un pochino. Potrebbe essere questa un'idea, mi viene da dire, non so. Anche per suddividere un po' il lavoro. Va Sì, bene. adesso avete visto che noi abbiamo lavorato sul bagnato, no? Quindi colore su colore, cioè perché non abbiamo tempo, ma l'ideale poi sarebbe anche farlo asciugare, magari, insomma, meglio se lo facciamo asciugare. Quindi insomma. Quindi ecco, il fatto di dividerlo in più momenti, in giornate diverse, potrebbe essere un'idea, insomma, anche per snellire un po' il lavoro, no? Certo, dipende appunto quanto ci impiegano i bambini, ciascuno dei bambini a seconda dell'età a fare Certo. diversi passaggi. Se è già impegnativo una stampa, magari come hai detto, si può suddividere in più Sì, stampe. difatti. E appunto qualcuno dice: ma i colori devono asciugare prima il passaggio successivo, Sarebbe sarebbe meglio. meglio, ecco. Sarebbe meglio, però vedete che anche noi l'abbiamo fatto senza farli asciugare, in realtà l'effetto poi viene uguale, non è quello, Poi, insomma, si esatto, sporca un eh. po', ma non è un problema, insomma. Beh, come vedete, comunque non deve essere un lavoro preciso e perfetto. Allora, tutti i miei lavori, chi ha fatto già i workshop con me lo sa, che tutti i miei lavori in realtà non sono lì, non sto mai a guardare lì l'angolino, la perfezione, perché comunque è anche bello che ognuno ci metta un po' del suo, cioè quello un pochino più irruento, quello che ci sta un pochino di più, e poi comunque un giusto o sbagliato non esiste mai, nel senso che va tutto bene, cioè non bisogna stare troppo attenti, insomma, va bene così come viene. E leggevo prima, scusa, nei messaggi che ho visto passare, che qualcuno diceva di farlo con le foglie. E Esatto, adesso nella buonanotte. stagione autunnale potrebbe essere, perché no, la sagoma magari ritagliate da una foglia che magari raccogliete, quindi andate a usare una foglia vera, ritagliate la sagoma e la utilizzate per fare questo tipo di cose. Magari utilizzate i colori caldi, quelli dell'autunno, no? Quindi il giallo, il rosso, il viola, il marrone. Ricordatevi sempre sotto il colore caldo, più chiaro, e sopra il colore più scuro, questo sempre. Quindi potrebbe essere un giallo e sopra un viola, ok? Che per la teoria dei colori sempre viene fuori marrone, quindi è un altro colore caldo della stagione autunnale. Infatti qualcuno ha detto che è un ottimo metodo per proprio far imparare colori primari e secondari. Decisamente.
Stavo riguardando se avevo perso qualche domanda. Leggo il messaggio di Cinzia che questa attività si collega perfettamente al viaggio di istruzione che faremo al MAGA in occasione della mostra di Andy Warhol. Quindi Beh, perfetto. questo è Direi che è perfetto. 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 E per il resto mi pare che ho letto tutto. Da che classe l'abbiamo detto, i passaggi li abbiamo riepilogati e le alternative l'abbiamo detto. Perfetto, anche su Facebook vedo che è tutto chiaro. Bene. Allora, riassumiamo un po'. Allora, in questa giornata dedicata agli artisti ci hai fatto rendere un po' artisti anche noi, quindi grazie Daniela. A voi. Questo webinar gratuito dedicata alla pop art. Che ritroverete tra poco anche, insomma, nel giro di una settimana pubblicato nel web, sulla nostra pagina webinar gratuiti. Magari qualcuno starà appunto seguendo questa registrazione. Ne approfitto per dirvi che se volete nella stessa pagina trovate anche un altro webinar gratuito che ha fatto Daniela Troni lo scorso anno. Si intitolava prendo subito il volto, racconta ritratti artistici, cioè anche là. Potete trovare qualche idea e vi anticipo anche, perché ho già chiesto informazioni in redazione, che troverete anche quest'anno scolastico un corso con Daniela Troni che verrà proposto a voi. Quindi state sintonizzati sulla nostra pagina 20, sulla nostra pagina di Scuola Oltre di Facebook, perché appunto troverete il nuovo tema che vi andremo a proporre, ma non anticipo niente perché sarà No. quindi l'attestato ho messo il link, vi ho risposto man mano, ci voleva solo un attimo di pazienza perché siete in tanti, quindi di questo vi ringraziamo. E detto questo, io ringrazio Daniela Troni, ringrazio quelli che ci hanno seguito su Zoom, chi ci ha seguito su Facebook fino ad oggi e ancora una buona giornata a voi. Beh, grazie a tutti voi. Grazie, grazie Scuola Grazie. Oltre anche come al solito. Grazie a te. Grazie, arrivederci. Arrivederci.